Bella ragazzi, sono King Slave Corporation e continuiamo questa splendida live. Nell'ultima live abbiamo fatto l'eredità di Cole, completa, tutto il DLC. Non mi dite di portare Paper Trailer perché non lo porterò, mi dispiace. È un DLC che fa cagare. Ah, per di qua si va. Allora, vai, assorbi. Addio, mi sta pure dell'occhio. Scusate ragazzi, arrivo subito che mi arriva un messaggio. Guardate quanto è bella la giacca, bellissima. Ah, oggi è 22 aprile, il che significa che ci saranno le missioni tachioniche, all'umania tachionica su Marvel's Avengers, quindi dopo ci giocherò a parte nel mio account, quindi non mi dite di portarlo perché sennò. Cioè, lo porterò in avanti. Allora, lo porterò, ve lo dico bene, lo porterò un giorno quando ci saranno tutti i DLC. Allora, Black Panther, allora, a marzo è stato lanciato Futuro Imperfetto, mo' ad aprile è uscito Anomalia Tachionica, poi a maggio esce Controllo della Stanza Rossa, poi estate oltre Cubo Cosmico, Battuglia delle Terre Desolate e Guerra per il Wakanda. Poi dopodiché ci dovrebbe essere pure Spider-Man come personaggio, però non so quando questo. Fuori sonno, ma vabbè. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo che missione c'è. Cioè io ho pagato il DLC, ok, 5 euro all'inizio, quando ce l'avevo, 5 euro per un giacchetto. Hai ragione, Reg, sono in subbuglio, ma nessuno spara. Hanno ordinato alla polizia di Seattle di allontanarsi dalla riva. Forse c'è qualcosa che vogliono tenere segreto. Ah, penso che darò un'occhiata. Hanno rinfoltito il gruppo di APC. Ti conviene restare sui tetti. Tu ti preoccupi troppo. Ok,
Regge, ti ho detto quanto è bella la vista da quassù. Pensa alla missione, fratellino. Il panorama può attendere. Tenzi, sono Betty. Betty, non è il momento. Non ci provare. Questa volta devi ascoltarmi. Ora basta, falla finita con questa follia e torna a casa. Presto, Betty, devo solo... Lo so cosa devi solo. Vuoi rimediare a quello che è successo? Tu mi credi una vecchia sbambina, a te sbagli. Betty, tu proprio non capisci. Ascolta, apprezzo quello che stai facendo, davvero. Ma devi smetterla. A me interessa solo che torni a casa sano e salvo. Non posso. Presto, promesso, ma... non ora. È il Reggie che ti ha chiesto di restare, vero? È un caro ragazzo, ma quando ci si mette è stato come un culo. Beh, se tu gli avessi detto che volevi tornare a casa, lui ti avrebbe accontentato. Farebbe di tutto per te, lo sai. Betty, devo andare. Grazie per la chiamata. Tu di a Reggie che dovete subito riportare i vostri culi a casa. Ordine di Betty. Oh, e salutamelo tanto. Arrivo subito, Betty, andrò qua. Segni di bruciature ovunque, sembra opera mia. Un altro conduit con poteri legati al fumo. Niente di strano, non potevi essere lui. Peccato, sperava in qualcosa di nuovo. Mostrami uno di questi ricordini. Wow. Quindi è così che è riuscito. È meglio non guardare troppo da vicino. È l'unico modo per salvarmi. Stanno dicendo che Hank. Ma non avevi detto che era morto a Solomon Bay? Credevo che l'avesse ucciso, anzi, l'ho vista mentre lo uccideva. È morto, ne sono sicuro. Continua a cercare. No. Ok, Reggie, devo ammetterlo. È sbagliato. Arrivo, ragazzi, 2 secondi, eh. No, qui Hank, tienila pure, è il mio regalo di Natale per l'anno prossimo. Ehi, Delsi, potresti almeno invitare un'amica quando te la spassi a downtown? Non sono io. Qualcuno manda in fumo il
elicotteri del DUP, me la godo. Ehi, li vedi? E dove sei? Su un palazzo vicino alla 12ª e alla... Questo tipo, non hai già il fumo? Si tratta di un uomo che era con te su quel trasporto, quello da cui ho assorbito i poteri del fumo. Vuoi dire quel ciccione sudato di Hank? Se è fuggito dalla torre di Augustine, forse può aiutarmi a capire come entrare. Perché non vieni anche tu ad aiutarmi? No, no, quel tipo porta Ronnie. Io rimango qui a guardare i fuochi d'artificio. Dalsi, sentalo, tieni gli occhi aperti. Non mi fido di quel cucciuto pelato. Chiaro, ma non mi sento indifeso, ok? E poi abbiamo qualcosa in comune. Entrambi odiamo Augusto. Lo vedo, Reggie. È sul tetto del centro e cerca di respingere gli elicotteri. Ascoltami bene, devi impedire che il DUP... Sono sul tetto, Reggie. Lui no. No, non l'ho perso. Mi sto solo tenendo a distanza. Di proposito. Ehi, praticamente sa volare. Sì, anche tu. E in tre lingue diverse. Poliziotto è qui, io me la squadro. Lascio a te gli elicotteri. Bravo, Reggie, l'hai spaventato. Cazzo, Reggie, l'ho perso. Io no, sei al quartiere Lantern, allo Ringay Market. Il 911 è impazzito, parlano tutti di un bioterrorista. Aspetta, Hank, non voglio combattere, mi serve solo il tuo! Ah no, lascia perdere, ce l'ho già. Hank, mi serve aiuto! Ma non lo avrai! Ti avverto, ragazzo! Stammi lontano! Costringimi! Hank! Avanti, non voglio attaccarti! Alla finita! Lenta, cazzo, voglio solo parlare! Io non ho niente da dirti! Hank, come hai avuto questo numero? Sei sull'elenco. Scusa, per...
essere il gancio a bruciapelo, ma mi sembravi un tantino troppo agitato per imbattere in una discussione. Ti sei calmato? Te lo giuro, amico, quando ti metto le mani addosso. Ti richiamo io tra una mezz'ora. No, fermo lì. Sono calmo. Sicuro? Perché finora non hai fatto altro che inseguirmi e urlare e spraitarmi contro? Io devo fermare Augustin, ma per farlo mi serve il tuo aiuto. Come svuoti una porta aperta? Bene, potremo... Aspetta, quelli del DUP sono qui in giro. Sta succedendo qualcosa, controllo e ti richiamo. Ok. Reggie, sono io. Grazie a Dio, eri scomparso. Sì, scusa, ho parlato con Hank. Vuole aiutarci a mettere le mani su Augustin. Cosa? Non credo che sia una buona idea. Lo sai, fratellone, tu ti preoccupi troppo. Forse tu non ti preoccupi abbastanza. Stai attento e occhi aperti. Ti preoccupi troppo? Non abbastanza. Ok. Ehi, Hank. Ho pensato, ragazzo. Mi hai inseguito sui palazzi con gli elicotteri e tutto il resto. Sì, senti, mi dispiace per quello. No, dicevo, è l'avvalla che stai fatto a tuo con i poteri di fuoco che ti ho passato. Sì. Beh, ho bisogno anche di un'altra cosa. Sono riuscito a fuggire dalla sua torre. Come hai superato quelle barriere elettrificate? C'è un trasformatore su un tetto dalla parte opposta. Devi disattivarlo, ma non sarà una passeggiata. Ha fatto blindare qualcosa e ci ha messo di guardia a mezzo chiunque. Beh, forse se collaboriamo... Ehi, la mia specialità è evadere da quei posti, non ficcarmici dentro! Abbiamo tutti un buon motivo per cercare Augustin. Ha trovato qualcosa a entrambi. Ma dobbiamo agire secondo le nostre regole, non le sue. Attiriamola fuori da quella fortezza. Solo così avremo una possibilità. Qualche idea? Conosci i due ragazzi che erano con me sul trasporto blindato? Fetch e Eugene. Vedi? Comunque, il DUP li ha presi. Cosa? Notizia fresca, ecco cos'era il casino lì prima. Avrà deciso di ammanettarli per compensare la mia fuga. Li ho fatti portare sulla grossa piattaforma di cemento che il DUP ha costruito fra le due isole. Dobbiamo aiutarli. Ok, c'è un molo di fronte a quella piattaforma. Proviamoci lì dopo il lavoro. Ci vediamo lì. Reggie, Eugene e Fetch. Sì, ho saputo. Anche io abbiamo elaborato un piano per attaccare l'isola, fare fuori i DUP di guardia e... Delsin, ci ho pensato su. Negli ultimi tempi sono già morte troppe persone. Persone normali. Normale? Mi sento se lo regge, non dobbiamo, no? Non me la sento di causare altre vittime solo per aiutarti a liberare i due bioterroristi. Io sono un poliziotto. Queste cose le devo in... Senti, chiamami quando sarà finita, così torneremo a Solomon Bay. Delsin, occhi aperti con Hank. Non mi fido di lui. Bene. Reggie, ma che ci fai qui? Senti, quelle sono persone e hanno bisogno. Non bioterroristi o conduit. Persone. Grazie. E grazie di essere qui io. Che ci fa quello spirito? È mio fratello, ok? È venuto per me. Cosa hai in mente? Ho dato un'occhiata. Il punto migliore è il molo sul retro. Da meno nell'occhio. Voi potreste sfruttare il vostro dono del fumo e attirarli sul davanti. Io entro con la barca durante il diversivo. Perché vai prima tu? Perché sono un poliziotto e se mi procuro una barca è legale. Se ne rubi una tu, ti sbatto col culo al fresco. Oh, fa sul serio. Fidati.
Ci vediamo dentro allora. Giusto? Sì, ci vediamo dentro. Occhi aperti. Grande Reggi, si fa rispettare ancora. Ascolta, andiamo lì e iniziamo a fare casino. Augustin verrà di corsa. Andiamo, so come arrivare all'isola senza essere visti. Cos'è successo? Ho visto Augustin ucciderti. Tu hai visto che mi catturava, tutto qui. C'è una bella differenza. Non dovevi portare ragazzi. Grosso. Buffo. Ha detto la stessa cosa di te. Ecco. Se ci infiliamo qui dovremmo sbucare nell'internet. Ehi, ne sei sicuro? Quando ero chiuso nella torre, ne ho viste le cose. Un'altra cosa. Laggiù c'è anche uno di quei droni, quei cosi da cui prendi i poteri. Tu come lo sai? Non sarebbe male assorbire un'altra abilità prima di incontrare queste. Andiamo. Andiamo, mortacci tua. Ok, ecco il piano. Distruggiamo quei pilastri, loro sentono il baccano e scendono a vedere che succede. Appunto, li facciamo fuori e abbiamo questo. Che ti dice? Scusa, non mi fidavo di te. Liscio come l'olio! Ci credo, li stiamo rompendo. Sbarbiane per i chiuppi. Uniti nessuno ci fermerà. Dovremmo mettercela tutta per fermare Augustin. Pronto per un nuovo potere? Senti, come facevi a... Svelto, sarà qui da un momento all'altro. Corri qui, vediamo che poteri ottieni. Che c'è? Non ti fidi più di me? Non lo so, qualcosa non va. È meglio se chiamo Reggie. Non mi hai delusa stavolta. Ho fatto come volevi, ora fai come promesso. Figlio di puttana, mi fidavo di te! Mai fidarsi di un criminale. Ti dovrebbero andare giuste, giuste. Ma non si sa mai. Quando mio fratello scoprirà cosa hai fatto. No, zitta, zitta! Mi farà cosa? Zitta! Ma hai mancato d'un soffio! Dai, così posso spararmi addosso con gli angeli. Dai, alzati! Vieni qui che ti tolgo le manette. Tutte le palle. Di qua, ti copro! Reggie, è ancora viva.
sta per tornare. E io non posso usare i miei poteri con questa merda di cemento addosso. Era una trappola. Anche ci ha tirati per farci uccidere da Augustin. Te l'ho detto. Ma non capisco perché ci abbia fatto questo. È una merda e le merde fanno merdare. Avrai anche dei superpoteri, ma non ti farebbe male ascoltare i consigli di tuo fratello, di tanto in tanto. Non posso affrontare Augustin così. Ok, sali qua su. Provo. Ma che diavolo? Penso io. Scusa, non ho più granate. Va fatto alla vecchia maniera. Cioè? Appoggia le mani. Vediamo così. Ecco fatto. Lo sapevi che era un traditore. Ok, avevi ragione. Se ti avessi ascoltato ora non saremmo qui. Visto che siamo qui, possiamo anche scappare qui. Come ci tirerete fuori? Dovremmo sparare a quei cosi. Ecco un classico piano da super poliziotto. Super poliziotto inizia a piacermi, sai? Perché sparare? Perché non qualsiasi altra cosa? Staremo attenti. Oh merda. Attenti! Basta! Fermati! Lascia stare mio fratello, brutta stronza! Oddio, Dio! Raggi! Merda! Reggi! Da sempre! Guardami! Devi lasciare! No, ce la faccio! Ascoltami, ce la faccio! Non ti devi beccare questo schifo! Cazzo! Sono orgoglioso di te! No! Lo sono sempre stato! No! Reggi, no! Ti voglio bene! No! Mamma mia, gli facciamo il culo a quella puttana di merda. Fuori! Perché? Bastarda.
Ah, ma è arrivata la cavalleria? 1, 2, 3, 4, 5. No, perché missione fallita? Ma cosa c'è da vedere? Perché? Maledetta! Pitta, mamma mia! Hai torturato la mia gente! Sto fermo, mannaccia la puttana! Pitta! Avevo capito! Pitta! Ma poi vedi che puttana. C'è acceso qualche video qui? Guarda quella cazza, guarda quella cazza, Fanculo. Muori! Sopravvissuta secondo i testimoni è il capo del DUP Brooke Augustin, avvistata mentre tornava.
tornava all'interno della torre di cemento adibita a quartier generale dopo l'arrivo del DUP di 2 settimane fa. Per ora i nostri tentativi di contattare la Augustine non hanno dato esito. Ed è di pochi istanti fa la notizia che alcuni cittadini hanno manifestato a supporto del DUP con la richiesta di porre fine alla rivolta dei bioterroristi a Seattle con ogni mezzo possibile. Per US TV News, qui Kurt Wyatt, in diretta da Seattle. È morto Reggie. Reggiti! Se si reggeva. Risparmiarne uno per farlo parlare. Almeno so che è ancora vivo. Devo solo trovarlo. Oh, non mi ha chiamato. Dovrei avere il suo numero nel registro delle chiamate. Succede laggiù. Hanno lanciato un attacco in forza. Sta infuriando una battaglia. È stato Hank. Hank! Sei ancora qui? Non ho paura di te! Che cerca da me? Eh?
localizzare il segnale. Deve essere qui intorno. Andiamo un'ultima volta con il rivelatore. Sai che c'è? C'è che non mi serve il nostro palio di fuoco. È diretto a un porticciolo senza via di scampo sulla terraferma. Io e Hank stiamo per incontrarci di nuovo. Di merda. Ho ammazzato Reggie. Non lo sapevo, lo giuro. Lo sapevi? Tu ci hai venduti. Ha promesso di non farvi male. Voleva solo parlarti, ha detto. Tu le hai creduto? Sapevo fosse una sadica bastarda, ma non aveva mai davvero ucciso un conduit. Mio fratello sarebbe ancora vivo, non fosse stato per te. Aveva mia figlia. Siamo a merda come te, capito? Spero che esca un gioco su Hank. Lo vorrei. Torniamo a casa. Tipo come a Stile Kratos, capito? Del 2018. Fumo e specchi. Ah, misericordia. E ora il mio vero obiettivo, Augustin. Ah, il finale del gioco questo. Allora, signori. Signore e signori.
prima di andare avanti nel live finale dove finisce questo gioco, mi fermo qui. Oggi pomeriggio faremo il finale di Infamous. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation, e noi ci vediamo oggi pomeriggio per il finale di Infamous Second Son. Bella ragazzi!